ragazzi, sono Alison. Ho questa cosa in mano perché, come voi sapete, sono una patita del caffè. Ho dei gravi problemi di dipendenza da caffè. Di conseguenza, ho trovato questa tisana barra caffè barra boh green coffee, coffee arabica. E infatti mi sono chiesta, ma che cazzo? Cioè, green coffee, il caffè verde. Ho scoperto che praticamente il caffè, che noi conosciamo ovviamente, quello processato appunto, segue il processo di torrefazione. Questo invece no, praticamente non credo che sia ancora quindi il caffè in sé per sé. So che è indicato per chi ha acidità di stomaco perché è meno acido, questo è quello che ho trovato su internet, eh. Quando ho preso sta cosa sono andata a cercare prima perché volevo sapere che cazzo mi stavo pigliando ed è davvero caffè, giuro, è caffè. Ce lo apro e lo tastiamo insieme, lo proviamo insieme, chissà di che cosa sa, cioè dovrebbe sapere di caffè, ok, grazie al cazzo, però, cioè, chissà, cioè, io da qua non sento odore di caffè tostato, diciamo, non è... E infatti qua abbiamo quello che è una bustina teoricamente di tè, insomma. Dietro c'è il bollitore che sta bollendo l'acqua, aspettiamo che bolla. E niente ragazzi, apriamo intanto la bustina perché sono stracuriosa, voglio vedere anche il colore, se è proprio verde verde dentro. L'odore non è di caffè per un cazzo, ma proprio per un cazzo, cioè wow, sono stracuriosa infatti di provare sta cosa. E la bustina non si capisce, dovrei aprirla ma non la apro ovviamente, cioè. Comunque, sarà verde, ci fidiamo, anche se comunque qua è rosso e non si capisce, ma credo che sia tipo il bacello che contiene il caffè verde, il caffè dentro un bacello. Sto iniziando a dire troppe stronzate e poi su internet mi insultano tutti. Alison, stai zitta. Tipo questo è il problema di fare video su YouTube, ogni cosa che dici devi tipo controllare su internet 10 volte perché se dici una stronzata il mondo ti odia. Comunque andiamo a prendere una tazza. È il momento della verità, a belli de mamma. Vediamo com'è sta roba. Cioè, allora, teoricamente dovrei essere abituata a roba annacquata perché sono abituata al caffè americano, ma questa roba non sta prendendo colore, quindi io metto un'altra bustina. Sta iniziando a diventare giallina. Allora, questa cosa è ancora calda, un bel po', nonostante sia andata e ho suonato non so quante canzoni di fila, però è ancora bollente sta cosa. Buono. Allora, una cosa va detta, io sono una grandissima fanatica del caffè, di conseguenza è buono, però questo è una tisana. Cioè, a me piacciono le tisane, però questo appunto viene messo fra le tisane, herbal teas, quindi come un tè. Poi sicuramente contiene caffeina. È buono, è buonissimo, non buono. È molto buono, però non sa di caffè, è una tisana. Non sa di coffee, cioè almeno il mio coffee con quel sapore, ecco, credo che la tostatura conferisca al caffè quel sapore di caffè che a me tanto piace. Però questa tisana è da tenere in considerazione, ovvio non fatevela prima di andare a letto. Però cazzo ci sta, appunto, non è questa roba fantastica che, oddio, impazzita, però cazzo come tisana personalmente molto molto buona. Comunque guardando dietro ho visto che negli ingredienti, infatti senti comunque un retrogusto, almeno io lo sento, c'è anche la mela, quindi si sente secondo me anche la mela. Anzi, credo che si senta quasi più la mela che il sapore del caffè verde. O forse il mischiare entrambe mi ha reso un po' confusa, non so. Questa roba è buonissima comunque, cioè, perché è una tisana. Io non ho messo zucchero, come sempre, io non metto mai zucchero da nessuna parte, né nel caffè italiano, né nell'americano, né da nessuna parte. Io non zucchero un cazzo.
E se uso lo zucchero, uso lo zucchero integrale perché sono una salutista di merda. Avete presente quelle persone che odiate? Ecco, io personalmente non sa di caffè, però è buono. Poi io sono una grandissima amante del caffè, cioè lo prendo a tutti i gusti, anche al ginseng, mi piace da morire anche se non è caffè, però comunque una parte di caffè lo contiene, quindi c'è lo stesso un po' di coffee. Sono una fanatica di tutto, l'ho preso anche alla vaniglia, alla nocciola. Ho preso tutti i gusti possibili e immaginabili di caffè, quindi ne ho tastati di caffè nella mia vita. Quando io faccio nella mia macchinetta di caffè americano un tipo di caffè diverso, me ne accorgo. E io mi accorgo la differenza di sapore dal caffè di una marca al caffè dell'altra, anche se entrambi magari sono arabica, per darti l'esempio. Questo è leggero, quindi sì, secondo me può essere una cosa molto figa per chi magari odia il sapore del caffè. Magari, non so, gente che la mattina, non lo so, siete degli zombie la mattina, però il caffè vi fa cagare al cazzo. Bevete questo, sa di tè praticamente, non sa di caffè, e ovviamente credo vi tiri su come il caffè normale, perché comunque la caffeina ci sta. Quindi secondo me questo non è una cattiva idea, è un buon rimpiazzo al caffè, forse per chi non vuole bere il caffè ma vuole avere lo stesso la carica del caffè. Personalmente è buono però, raga, cioè io me lo sto bevendo di gusto. Non sa di coffee, è un po' come il Death Note di Netflix. Te lo guardi con gusto, però non è Death Note. Però va bene ragazzi. Non volevo dire niente di quello. C'è un video intero su Death Note, se volete andate a vederlo. Basta. Comunque strabuono, ragazzi, strabuono. Ciao, ciao ciao.